Francesco compie oggi 82 anni, è il sesto compleanno che festeggia da Papa. In questo giorno speciale gli sono arrivati auguri da tutto il mondo. Messaggio dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con i fervidi auguri e le sentite felicitazioni a nome del popolo italiano. Auguri anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, pensieri d'affetto sui social network. La pena di morte è sempre inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona. Lo ricorda il Papa nel discorso in spagnolo consegnato alla delegazione della Commissione Internazionale contro la pena di morte, ricevuta oggi in udienza. Nessuna preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a toglierci la serenità che viene non da cose umane, dalle consolazioni umane, no, la serenità che viene da Dio, dal sapere che Dio guida amorevolmente la nostra vita e lo fa sempre. Lo ha detto il Papa ieri durante l'Angelus nella terza domenica d'Avvento, la Domenica della Gioia. Ad ascoltarlo in Piazza San Pietro, secondo la Gendarmeria Vaticana, 25.000 fedeli. Un quadro di riferimento per tutta la comunità internazionale, così il Papa a proposito del Global Compact per la migrazione sicura approvato a Marrakech in Marocco al termine dell'Angelus ieri. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi per motivi diversi ha lasciato il proprio paese. Sono passati 82 anni dal 17 dicembre 1936, giorno della nascita a Buenos Aires in Argentina di Jorge Mario Bergoglio. Francesco compie oggi 82 anni, è il sesto compleanno che festeggia da Papa. In questo giorno speciale gli sono arrivati auguri da tutto il mondo. Il pontefice ha ricevuto un messaggio anche dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, con i fervidi auguri e sentite felicitazioni a nome del popolo italiano. Il Capo dello Stato scrive ancora che con il suo alto magistero, Vostra Santità, avete consegnato alle nazioni visitate e all'intera comunità internazionale un pressante invito ad affrontare con coraggio e secondo giustizia le sfide dell'oggi, ricorrendo al dialogo e alla comprensione per sanare le ferite sociali e condurre i popoli alla riconciliazione. Tra gli altri messaggi di auguri giunti al Papa, quello della Conferenza Episcopale Italiana. Con il suo magistero e la sua personalità, lei Santità ci aiuta ad aprire sui poveri gli occhi e il cuore, spingendoci a farci loro prossimi con la comprensione benevola e creativa della carità. Pensieri d'affetto che si sono mescolati agli auguri della gente attraverso i social network. A Santa Marta già nei giorni scorsi sono arrivati bigliettini, fiori, dolci e messaggi affettuosi. Da una pasticceria di Borgo Pio è stata inviata una torta con l'immagine del Papa in marzapane attorniato dai ragazzi della GMG che incontrerà a gennaio a Panama. Il giorno del compleanno resta però per il Papa una giornata di lavoro normale. La certezza che ciascuna vita è sacra e che la dignità umana debba essere custodita senza eccezioni mi ha spinto fin dall'inizio del mio ministero a lavorare a differenti livelli per l'abolizione universale della pena di morte. Lo ricorda il Papa nel discorso in spagnolo consegnato alla delegazione della Commissione Internazionale contro la pena di morte ricevuta in udienza oggi in Vaticano. Ai presenti Francesco si è rivolto parlando a braccio e consegnando il discorso preparato. La Chiesa non poteva rimanere in una posizione neutrale di fronte alle esigenze attuali di riaffermazione della dignità della persona, spiega il Papa citando la nuova redazione del numero 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, da lui disposta ad agosto. La pena di morte è sempre inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona, ribadisce il Papa, chiedendo agli Stati che ancora applicano la pena di morte una moratoria che miri all'abolizione di questa forma di condanna. Gridare di gioia, esultare, rallegrarsi. Il Papa ha ricordato durante l'Angelus ieri l'invito della terza domenica d'Avvento, la Domenica della Gioia. Ad ascoltarlo in Piazza San Pietro, secondo la Gendarmeria Vaticana, 25.000 fedeli. Partendo dalle parole del profeta Sofonia, Papa Francesco ha affermato che l'amore del Signore per il suo popolo è incessante, paragonabile alla tenerezza del padre per i figli, dello sposo per la sposa. Questo appello del profeta è particolarmente appropriato nel tempo in cui ci prepariamo al Natale perché si applica a Gesù,
l'Emanuele, il Dio con noi. La sua presenza è la sorgente della gioia. Una gioia che il Papa indica anche nell'Annunciazione. In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa, chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventa carne, vita concreta. Quindi il Papa ha indicato la via della gioia in due particolari impegni della comunità cristiana, quello di trarre con pazienza trame di pace e non inseguire i potenti di turno, ma rimanere fedelmente accanto ai poveri. Se noi andiamo così nella presenza del Signore, il nostro cuore sempre sarà nella gioia. La gioia di alto livello, quando c'è piena, e la gioia umile di tutti i giorni, cioè la pace. La pace è la gioia più piccola, ma è gioia. Infine, nelle parole del Papa, un grande motivo di gioia, cioè la consapevolezza che nelle difficoltà possiamo sempre rivolgerci al Signore e che Egli non respinge mai le nostre invocazioni. Nessuna preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a toglierci la serenità che viene non da cose umane, da consolazioni umane, no, la serenità che viene da Dio, dal sapere che Dio guida amorevolmente la nostra vita e lo fa sempre, anche in mezzo ai problemi e alle sofferenze. Questa certezza alimenta la speranza e il coraggio. La settimana scorsa è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per tutta la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi per motivi diversi ha lasciato il proprio paese, e affido questa intenzione alla vostra preghiera. Al termine della preghiera dell'Angelus, ieri il Papa si è rivolto ai tanti bambini e ragazzi della diocesi di Roma presenti in Piazza San Pietro con il Centro Oratori Romani, tenendo stretti in mano le statue dei bambinelli che la notte di Natale verranno collocati nel presepe. A loro ha consegnato un compito: raccogliersi in preghiera davanti al presepe, custodendo in cuore un sentimento particolare che li farà simili a Gesù. Cari bambini, quando nelle vostre casse vi raccoglierete in preghiera davanti al presepe, fissando lo sguardo su Gesù bambino, sentirete lo stupore. Voi mi chiederete cosa significa lo stupore. È un sentimento più forte e più di un'emozione comune. È vedere Dio. Lo stupore. Stupore per il grande mistero di Dio fatto uomo. E lo Spirito Santo vi metterà nel cuore l'umiltà, la tenerezza e la bontà di Gesù. Gesù è buono, Gesù è tenero, Gesù è umile. Questo è il vero Natale. Non dimenticatevi. Che sia così per voi e per i vostri familiari. Io benedico tutti i bambinelli. Canti d'auguri, una festosa coreografia natalizia e una grande torta per il suo compleanno hanno accolto Papa Francesco ieri mattina al suo arrivo nell'aula Paolo VI per l'incontro con i volontari del dispensario Santa Marta e i genitori e bambini assistiti dalla struttura che si occupa di fornire cure pediatriche a bimbi in difficoltà provenienti da tutto il mondo.
Mi auguro che non ci sia un'indigestione con una torta così grande, ha scherzato il Papa. Poi il saluto pronunciato a braccio. Lavorare con i bambini non è facile, ma ci insegna tanto. A me insegna una cosa, che per capire la realtà della vita bisogna abbassarsi come ci abbassiamo per baciare un bambino. Il Papa, che ha ascoltato la testimonianza di alcuni bambini e di due madri provenienti da Perù e Marocco, ha augurato poi buon Natale a tutti, donando ai bambini delle calze piene di cioccolatini. Papa Francesco ha ricevuto sabato mattina il premier italiano Giuseppe Conte, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani. Il premier è stato ricevuto in udienza privata dal Santo Padre nel Palazzo Apostolico. Al termine del cordiale colloquio, il tradizionale scambio di doni, Conte ha donato al pontefice tre volumi di un'antica edizione illustrata della Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento di Niccolò Tommaseo. Il Papa ha ricambiato con una copia dell'enciclica Laudato Si e un medaglione con il ramo di ulivo che unisce la pietra divisa, simbolo e auspicio di pace. Prima di congedarsi, Conte ha voluto anticipare a Francesco gli auguri per il suo compleanno che festeggerà oggi. Sulla sua pagina Facebook, il Presidente del Consiglio, parlando dell'incontro privato con il Papa, ha scritto che ci siamo confrontati sui temi delle disuguaglianze sociali, delle migrazioni, dell'ambiente e della pace. L'Osservatore Romano di lunedì 17 martedì 18 dicembre. Per l'abolizione universale della pena di morte, nuovo appello del Papa contro le esecuzioni capitali. Festa di compleanno per Francesco con i bambini del dispensario Santa Marta. Responsabilità e solidarietà verso i migranti, il pontefice sull'adozione del Global Compact. Combattimenti a Hodeidà, nonostante l'accordo per la tregua raggiunto nei colloqui sulla crisi yemenita. Compromesso al ribasso delude l'intesa raggiunta alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP24.